Cari amici, mi corre l'obbligo fare questa dichiarazione per cercare di riportare un po' di numeri, che sono le cose più importanti, poi alla fine quelle che contano di più, senza tema di smentita. I numeri che ci danno ragione, perché Terrasini ha avuto un incremento, una crescita turistica non indifferente, non lo dice l'assessore al turismo, ma appunto lo dicono i numeri. Siamo passati dal 2015 a una tassa di soggiorno pari a 126.000 euro a un 2021 a 250.000 euro, quindi abbiamo raddoppiato la tassa di soggiorno reinvestendolo di nuovo sul territorio, acquistando panchine, arredando ancora di più, rendendo il paese ancora più accogliente. E non è a caso che i gestori attuali di Città del Mare sono venuti e dopo due giorni di visita a Terrasini hanno deciso di investire e quindi di prendersi Città del Mare e oggi farla decollare, perché oggi Città del Mare diventa un punto di riferimento della Sicilia occidentale. Non è a caso che anche la gestione di Perla del Golfo ritorna di nuovo in auge, reinvestendo sulla propria struttura per rilanciarla. Non è a caso che il villaggio di Landroni iniziano a breve i lavori per la ristrutturazione di nuovo del B&B, di quello che era una volta il villaggio di Landroni. Non è a caso che tutti i B&B si sono raddoppiati. Oggi abbiamo 116 B&B in regola, che normalmente non ci sarebbero stati perché erano molto ma molto meno. Abbiamo deciso di investire su due punti di vista: uno, quello di incrementare ancora di più le feste del paese, le tradizioni, le varie iniziative che per anni si sono perse in questo comune e quindi le abbiamo riportate. Questo è servito a tenere vivo ancora il nostro territorio e non è a caso che durante il lockdown, comunque grazie ai paesi vicini, alla gente che ci veniva a trovare, i nostri commercianti hanno potuto respirare un momento di ossigeno e quindi di economia. Non è a caso. Abbiamo investito sulla crescita, sul cercare di imparare quali sono i nostri punti di riferimento, cioè andare all'estero e capire come si muove il turismo, capire, cercare di prendere il più possibile informazioni per poi reinvestirle sul territorio e quindi crescere ed essere pionieri in questo territorio. Cosa che siamo diventati, e volente o nolente, si può dire quello che volete, ma di fatto Terrasini è un'isola felice e non è a caso.